Bentornati sul canale. Oggi commentiamo la liturgia del giorno di lunedì 10 luglio 2023. In questa 14ª settimana del tempo ordinario continuiamo a leggere il testo del Genesi. Siamo nel ciclo dei patriarchi. Voi sapete che il testo del Genesi è diviso sostanzialmente in due parti. I primi 11 capitoli ci raccontano le origini dell'universo, la vocazione alla vita, all'essere che Dio ha donato all'universo, e dal capitolo 12, nonostante che questo universo sia purtroppo pieno di male e riempito anche di iniquità, ecco, Dio all'interno di questo sceglie una stirpe, quella di Abramo, e è la storia dei patriarchi, che appunto è scansionata da Abramo, Isacco e poi Giacobbe. Infine poi Giuseppe con la discesa in Egitto, e quindi ci spiega perché il testo di Esodo ci debba raccontare un'uscita e una liberazione dall'Egitto. Ora, oggi ci imbattiamo in uno dei santuari più importanti, che è appunto Betel. Betel in ebraico, Bet-El, è la casa di Dio. Ora, la casa di Dio, questo santuario che ritroveremo molto famoso nello scontro con Amasia nel testo di Amos 7, Amasia e il profeta Amos, appunto, questa è la casa del re, dirà Amasia, no? Invece non è più la casa di Dio, e Amos gli dirà: voi avete fatto di Betel Betaven, cioè la casa del nulla. Interessante, quindi, però abbiamo qui il racconto per il quale si chiama casa di Dio, ed è quello appunto di Giacobbe, che vede questa scala che unisce la terra al cielo. Nell'interpretazione successiva patristica questa scala sarà identificata in Cristo e anche in Maria, che unisce appunto la terra al cielo. Quindi un episodio molto famoso della vita di Giacobbe, ma anche poi in tutto il racconto successivo. Il testo del Salmo che ci viene riportato è un testo molto famoso. Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, lo libererò perché si è legato, io lo porrò al sicuro perché ha conosciuto il mio nome. Il Vangelo ci riporta un episodio molto significativo e che suscita grande meraviglia. Però ci fermiamo un attimo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli, ed ecco una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via, la fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Un Gesù in viaggio che guarisce un sacco di persone, però che ha un criterio unico molto molto importante. Gesù può guarire tutte le nostre malattie, ma vuole una condizione fondamentale, cioè che si lasci da parte la possibilità di salvarci da soli, perché questa cosa non permetterebbe a lui di operare nella nostra vita in maniera, diciamo così, libera e piena, quale egli è come salvatore. E allora alla donna che lo tocca da dietro, pensa di guarire toccandolo, sì, ma non esponendosi troppo per lui, ecco che Gesù la lascia nella sua convinzione, ma poi piano piano la porta al pubblico, a tutti, e così addirittura il capo della sinagoga, che dovrà
accettare il dileggio pubblico perché ha chiamato Gesù quando ormai di fronte alla morte nulla più si può fare. E invece Gesù farà qualcosa che è assolutamente impensabile. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che fin quando non vivremo la nostra fede come appoggio stabile su Gesù, sarà difficile che nella nostra vita possiamo vedere le opere di Gesù. È un po' così, se dovessi fare un esempio catechistico molto banale, perdonerete la banalità dell'esempio, dobbiamo lasciare la guida della nostra macchina a Gesù, senza avere i doppi comandi, insomma, accettando che faccia un po' le curve a modo suo e tante altre cose a modo suo. Altrimenti manca quell'elemento di fiducia che può permettere a lui di operare davvero quale egli è, cioè da Dio. Altrimenti siamo ancora alla ricerca di una salvezza troppo umana, troppo limitata. In fin dei conti siamo alla ricerca della soluzione dei nostri piccoli problemi, ma non crediamo ancora che lui ci può portare la pienezza. Insomma, un cammino difficile, complesso, forse anche per tutti, come questi personaggi del Vangelo, ma che è tracciato e da un certo punto di vista ne abbiamo consapevolezza, lo abbiamo davanti. Cerchiamo di ricordarlo ovviamente ogni giorno. Ho finito, ci vediamo domani. Grazie.